oggi si ferma a Larino per la 49esima edizione del Carnevale Storico d'Italia. Oggi è la giornata, l'ultima giornata, dove verrà premiato il carro vincitore, madrina della serata, Manuela Arcuri. Rimanete con noi. Famosa attrice italiana, abbiamo vista sul grande e piccolo schermo, è stata scelta come madrina per la 49esima edizione del Carnevale di Larino, la prima volta che viene in Molise? No, in Molise no, ma è la prima volta che vengo a Larino e devo dire che c'è stata una bellissima accoglienza, sono molto felice, c'è tantissima gente. Si sente essere madrina di questo evento importante non solo per Larino ma per tutto il Molise? Beh, per me è un onore, è veramente un piacere. Il Carnevale è una festa di allegria, di felicità, che mi ha sempre entusiasmata, quindi essere qui oggi, vedere la sfilata dei carri è qualcosa di molto bello, di molto emozionante. A un primo sguardo, una prima occhiata che ha dato, cosa le è sembrato di questa grande maestria che hanno messo sui maestri cartapestai? Ho visto ancora poco, ne ho visto uno bellissimo, è un cavallo enorme su un trono, ho visto da lontano. Credo che il lavoro lungo che va avanti da quasi un anno per la costruzione di questi carri oggi venga veramente premiato. Anche quest'anno si riconferma il Carnevale Storico di Larino, giunta la sua 49esima edizione. Quali sono insomma le impressioni, anche perché è un evento importante per Larino ma per tutto il Molise? Quante persone oggi sono arrivate? Ve l'aspettavate? No, io devo fare i complimenti all'associazione e ai gruppi costruttori, sono stati veramente eccezionali. Hanno organizzato un carnevale stupendo. Il livello dei carri è cresciuto tantissimo, io penso che adesso Larino a livello di carnevale ai livelli sicuramente dei più carnevali più grandi d'Italia, Viareggio, Potignano, Cento, non abbiamo nulla da invidiare a questi carnevali. Adesso dovremo crescere anche a livello di sicurezza e a livello di logistica, diciamo, l'associazione, i gruppi costruttori stanno aspettando questo padiglione da destinare esclusivamente all'attività della realizzazione dei carri. Abbiamo ottenuto le autorizzazioni, quest'anno dobbiamo partire con i lavori, quindi questo è l'impegno da parte dell'amministrazione. Anche perché non vi aspettavate un successo così grande, oggi abbiamo saputo che ci sono state appunto 13.000 presenze solo nella giornata di oggi. Sì, cioè, no, adesso è da verificare questo dato,
sicuramente oggi siamo stati aiutati anche dal meteo. Rispetto al primo weekend, questo weekend il meteo ci è stato, insomma, ci ha aiutato tanto, è stato clemente il tempo, quindi praticamente grazie a queste serie di condizioni abbiamo ottenuto, diciamo, dei numeri che non ci aspettavamo. Questo, insomma, al di là dei numeri, il carnevale però sta diventando un'iniziativa importante per la nostra comunità e sta diventando un'iniziativa che promuove non solo l'Arino ma tutta la regione. Quindi noi speriamo che nel futuro ci possa essere la giusta attenzione anche da parte della regione, visto che il Ministero già ci ha riconosciuti come carnevali storici e già riceviamo un contributo da parte dello Stato.